Bentornati nella settima puntata di Demon Slayer e dovevamo vedere come continuava la scorsa puntata che si è interrotto con lo scontro col demone e cattura ragazze di 16 anni. Demone cattura ragazze. Demone cattura ragazze di 16 Manco il anni. demone dei pavimenti, il demone le cattura ragazze. Ragazze di 16 anni. Nezuko si era svegliata ed era andata direttamente all'attacco, quindi Sì. vediamo come va a finire questo episodio. Madonna, che calcio in bocca gli ho dato. Questo episodio si chiama Kibutsui Ti Muzan. buzzui il culo. Perché ho voluto leggerlo? Sfondo il pavimento. Nezuko! Non allontanarti troppo, torna qui! Carina, che No, Nezuko! Lui è troppo protettivo, cioè anche lei saprà fare qualcosa, no? Nezuko in questo momento è un demone. Ma pure prima. Non potrebbe mai essere così debole da non riuscire a proteggere se stessa. Ebbè. Vorrei pure vedere Posso affidarli a lei? un minimo di spirito di sopravvivenza. Se lei protegge loro due, io Tu potrò ammazza concentrarmi questo. sull'attacco. E invece no. Ah, gli vuoi dire qualcosa? Tu proteggi loro due. Vuole entrare là dentro senza sapere che cosa c'è. Ce la fai? Terra. Certo che ce la faccio. Sì. No, scusa, metti che va là dentro. È tipo quando entri in quel coso e i tuoi movimenti sono completamente bloccati. Oppure c'è un esercito di... Ma quello credo che l'avrebbe sentito col naso, però. Cioè, vedi, sembra tipo acqua. Non hai fatto gare Sono di immerso apnea? nella melma. Che schifo, nella E melma. questi? Sono vestiti. Di quelli che ho ucciso. Sono i vestiti e gli averi delle persone rapite. Ma respira. Non lo perdonerò. Non lo perdonerò mai. Stai soffrendo, moccioso? Qui sotto non si respira, non c'è quasi aria, vero? E le tenebre della mia melma stanno avvolgendo e rendendo pesante il tuo corpo. Ti pentirai di esserti buttato qui dentro di tua iniziativa! Mamma mia, ma perché? Mi giuro, questo demone è insopportabile, non vedo l'ora che lo Non uccida. sottovalutarmi. Hai idea di dove mi sono addestrato? Sulla cima del Monte Sagiri, l'aria era molto più rarefatta. Addirittura. Ci sono tecniche che dimostrano la propria forza sott'acqua. Sì. Quando si è allenato sott'acqua? Dentro la melma può muoversi in questo modo. Cadrà. Non importa. Per colpirlo mi basterà attaccare la direzione da cui si avvicina. Grazie a una violenta torsione della parte superiore e inferiore del corpo, darò vita a un potente vortice. Deve avere un sacco di forza e di addominali per fare una cosa del genere. Sento il suo odore. Il filo dell'apertura. Cioè, stai respirando sott'acqua. Concentrazione assoluta. Sì, infatti, Respirazione per dell'acqua. sentire l'odore dovrebbe Sesto respirare. kata. Vortice ritorto. Cazzo. Madonna. Ha smantellato. Vabbè che in realtà credo che non sia proprio acqua questa qua sotto. È più tipo, boh, melma in cui è molto difficile respirare. Però respira. Morti? Sì. Ah, con quella spada non ando via di fuga. Cos'è? Mi manca il fiato. Devo tornare in Esci. superficie. Dov'è l'uscita? Se si chiude. No, perché ce n'è ancora uno vivo. Non è più fame, non è l'intestino. Questa donna è forte. Questa donna è un demone. Non ha ancora usato nessun potere, ma è fortissima. Questa donna deve aver ricevuto molto sangue. Neanche un goccio.
È troppo veloce e non riesco a immergermi nella melma! Non ti fa scappare, ma i suoi attacchi sono banali! Mi sto abituando! Giustamente dovevano allenare anche lei. Anche se la testa tanto forte da staccarla, anche se mi facessi a pezzi le viscere, sono comunque un demone. Guarirei subito. Aia. Bene, apriamo un bel buco in quella faccia. Aia. Non toccare mia sorella! Ho già toccato. L'ha fatta incazzare. Cioè, dovresti scappare senza braccia. Fa fatica a creare un buco senza braccia. Sono stati uccisi? Questo ragazzo ha davvero ucciso due me stessi? Sì, e mo uccide anche il terzo. Puzzate di grasso, andato a male. Siete davvero puzzolenti. Si può sapere quante persone avete ucciso? Lavatevi. Parli di quelle ragazzine? Se passano l'età dell'adolescenza vanno a male e diventano troppo disgustose. Per questo le ho mangiate. Dovreste esserci grati invece di... No, scusa. Oh, io ho tagliato la lingua. Sì. Basta così. Ma così non gli puoi chiedere quella cosa? Dimmi tutto quello che sai su Kibutsu Jimuzan. Sai chi è? Che succede? Zitto, non parlare. Avanti, parla! Dimmelo! Non posso dirlo! Ci penso proprio. Non posso! Tanto ora ti uccido uguale. Non posso dirlo! Non devi parlarne. Non dovrai parlare a nessuno di me, capito? Ok. Se lo farai, verrò subito a saperlo. Io ti osservo sempre, costantemente. Inquietante. Non posso dirlo! Non posso! Non posso! Dall'odore la paura sembra attanagliarlo fin nel profondo delle ossa. Non saprai nulla da me! Nulla! Oh, non mi sono uscito in fretta. E ora non sei morto uguale? Perché? Evidentemente la fine che gli faceva fare l'altro tizio era peggio. Neanche questa volta ho saputo nulla. E tu li ammazzi subito? Ma poi non gli può dire che se dormono non hanno bisogno del sangue. Nezuko! No, perché non funziona per tutti. Si è messo a dormire. Sta dormendo. Sta dormendo per rigenerarsi. Perdonami. Dovrai aspettare ancora. Ma per poco, vedrai. Tuo fratello ti farà tornare umana. Ma sta tanto bene così. Beh, ragazzi, ciao. Vabbè, questo traumatizzato a vita. Kazumi. Va tutto bene? No. Cos'è che può andare bene? Appena scoperto io che... Io ho perso la mia fidanzata. Appena scoperto che come sono può mia... andare tutto bene? Anche se l'hai persa, va avanti. Non puoi fare altro che vivere. Per quanto tu stia soffrendo. Che cosa puoi capirne tu? Un moccioso come te che cosa ne sa, eh? Un moccioso come te. Ti ho appena salvato la vita e... Vabbè. Tieni. Sì. Qui dovrebbe esserci qualcosa che apparteneva alla signorina Satoko. È successo lo stesso a te. È così, l'ha vero? Capito. Sì, vabbè, ma la ragazza... Scusa! Ti chiedo scusa! Ti ho detto delle cose orribili! Ti prego, perdonami! Ma che lascia quella a dormire là? Ti chiedo scusa! Credo che la lasci a lui da riportare a casa, però... La sua mano era triste, forte e dalla stretta... Che cazzo ho appena sentito? La sua mano era triste? Se non si girava, le sue chiappe erano tristi. Comunque...
Cioè, questo tizio è stato tipo accusato di aver perso la fidanzata perché è stato picchiato dai genitori di quella, no? Come io lo dice. Se torna a casa con un corpo di un'altra ragazza, non è detto che gli credano che è arrivato un cacciatore di demoni e li ha salvati. Cioè, è un po' compromettente, no? Vabbè. Non era la mano di un ragazzo. Affido a te quella ragazza! Proteggila! Va bene, lo farò! Ho capito. Tante persone muoiono, vengono ferite, soffrono. Kibutsu Jimuzan, io non ti perdonerò. Mai e poi mai. Ora andrai ad Asakusa, nella prefettura di Tokyo. Si dice che vi siano demoni nascosti. Sì, ma quando è che vengo pagato? Come, devo già partire. Orsu, vai! Datemi almeno un posto, un po' dove dormire e mangiare. E dai, dammi almeno un momento. Aspetta. Vai subito! Cioè, avrà bisogno di nutrirsi questo ragazzo. Volete dargli qualcosa? Però non ha dormito. Cioè, pagatelo. Questa città è molto più grossa di quelle altre. Guarda la sua faccia, ma che è? Sembrano anche più le città sono cresciute fino a questo punto. Hai c'è luce anche se è notte. Madonna, quanto è brutto. Vedi? Sì, quelli erano paesini, villaggetti in confronto. Mi vengono le vertigini. Ma come? Lei che dorme in piedi. Guarda, andiamo di qui, Nezuko. Ma la gente non si stupisce di vedere una ragazza con un bambù in bocca. Mi chiedo scusa. Una ragazza imbavagliata che sembra mezza drogata e nessuno si fa due domande. Mi scusi? Eh? Vorrei uno Yamakake Udon, per favore. Cos'è? Certo, subito. Cos'è? Penso un piatto di ramen o qualcosa. È la prima volta che vedo un posto simile. C'è troppa gente per me. Allora, rimetti nella scatola questa. Ecco qui, bello caldo. Ah, la ringrazio molto. Sì, è tipo ramen. Non è che caio, neanche il tempo di mangiare. No. Vabbè, ma sei un cretino. Ma che modi? Cos'è? Mi ha pagato e mi ha pure scassato il piatto. Perché lo sento all'improvviso in questo luogo? Ma è l'odore di quello che ha ucciso i genitori? Questo. Che avrebbe senso? È l'odore che ho sentito a casa mia. Ecco, sapevo. Ah, perché Kibutsu è proprio lo la riconosco. Persona che ammazza i genitori. È il suo odore. Ma ci ha trovato! No, vabbè. Già l'ha trovato. Papà! Niente, come l'ho detto. Chi è? Lui. Non preoccuparti, cara. Lui. Va tutto bene. Lui sta vivendo fingendosi umano. C'è qualche cosa che posso fare per lei? Sì, giusto un paio. Mi sembra un po' troppo agitato. Si calmi. Che cosa c'è? Che succede? Mamma, ciao! Oh mio Dio, ma lui... Puoi essere un po' più lucido? C'ho fame. Grazie. Sono umani. Sia la donna che la bambina hanno l'odore di un essere umano. Non si rendono conto che lui è un demone. Che mangia esseri umani. È una tua conoscenza? Direi proprio di no. Io e lei dobbiamo fare due chiacchiere. Deve esserci stato un fraintendimento. Non conosco questo bambino. Beh, avrà sbagliato persona. Almeno immagino. Dato che non sì, parla, resta lì a bocca aperta. Oh, tesoro, che cosa ti sta succedendo? Lo sta minacciando. Oddio, ha trasformato tutto così. Fermati! No. Ah, per distrarre l'attenzione da lui. No, va bene. Ma poi con che velocità l'ha trasformato? No, cioè io sconvolta che succeda tutto così in fretta, te lo giuro. Sì, troppo. Cioè non pensavo che lo trovasse così presto e che succedesse tutto così
Ma poi lui troppo impanicato, cioè, cioè ok, ce l'ho bene, mandate a casa, dobbiamo parlare. Via, via, andate. E che quello, prima ancora che lui riuscisse a pensare di fare qualcosa, ha subito capito che il tizio lo stava cercando per qualche motivo. Cioè che aveva capito che era un demone. E quindi ha inscenato tutto questo casino. No, vabbè, io sconvolta. Ma tanto lo perde di vista, 30 anni per ritrovarlo. Non so se 30 anni, però sì, sì, adesso si deve occupare di questo problema. Un po'... Perché... E comunque non è detto che lui sia adesso... Non si è portato la sorella appresso? Ma la sorella stava dormendo, tra l'altro. Ma non è detto che lui adesso sia abbastanza forte da battere quel tizio, eh? Può darsi che quel tizio sia sopra le sue possibilità. E altra cosa, io non avevo capito che quello era quello che aveva trasformato la famiglia. Cioè io pensavo fosse tipo un demone originale che aveva trasformato tanta gente fino ad arrivare a quello che aveva trasformato la sorella, non proprio il diretto interessato. Dobbiamo andarci a vedere l'altra. Vabbè, noi sconvolti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Vabbè. Va bene. E ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like e diteci la vostra reazione quando avete visto questa scena, ai tempi in cui avete visto questa. Ciao, un bacio. Grazie.